Ciao ragazze, allora quarta volta che inizio il video, se si inchioda di nuovo la lancio dalla finestra, che poi poverina la fotocamera c'ha pure ragione perché mi è caduta per terra 9 milioni e mezzo di volte, quindi è normale che perda un attimino colpi, però cacchio. Ah, allora, vediamo se riusciamo a fare un discorso completo. Nuovo video in collaborazione con Makeup Passione 1986, alla quale mando un bacione. Questa volta un make-up tutorial super colorato per salutare l'estate che ormai ci sta dicendo bye bye. Quindi il succo della cosa è questa. Faccio una piccolissima parentesi facendovi notare il cambio di colore ai capelli. Ho fatto un rosso scuro un po' carico, però in fotocamera non rende molto, è molto meglio in foto. Li ho anche tagliati di quattro dita, quindi tutte le volte che mi crescono praticamente li taglio. Però ora sono belli sani, quindi punto a farli crescere. E direi che il colore sì, è meglio in foto. Qua non si vede proprio bene bene bene. Comunque lo vedete sia per chi di voi mi segue su Facebook lì, se no comunque allegherò delle foto. Ne avevo già allegate un paio al video che sto caricando adesso, ma non so perché non si vedono. Cioè mi è rimasta la prima parte con la sigla tutta nera, però ero troppo ansiosa di pubblicare il video, quindi ho detto vabbè chi se ne frega, le metto nel prossimo. Iniziamo subito allora il nostro make-up tutorial super super colorato. Direi che la fotocamera ci sta dando una mano alla quarta parte ormai, vabbè. Quindi iniziamo subito. Per quanto riguarda Makeup Passione 1986, poi vi metterò il suo link per andare a vedere il suo canale e così anche il suo video, perché è veramente carinissima e le rimando un bacione enorme. Ok, iniziamo subito. Aspettate che ho dato anche una trona alla fotocamera. Aiuto, scusate, mi sto facendo sballottare. Zoomiamo leggermente. Ok, ci siamo. Allora, iniziamo subito il makeup tutorial. Come base io ho già dato la mia I Love Stage di Essence, ma ne vado ad aggiungere un'altra, ovvero vado a mettere la Milk di NYX, la mitica matitona, e la stendo su tutta la palpebra mobile e anche nella piega, in questo modo. Questo mi farà praticamente aumentare l'intensità dei colori che vado a darci sopra, perché il bianco appunto aiuta ad illuminare di più il colore dell'ombretto che ci si va a mettere sopra. Ho le mani bollenti, come mai? Ma. Ok, fatto questo, quindi mettendo la nostra ulteriore base sulla palpebra e sulla piega, e a questo punto apro un'altra parentesi. Ieri ho tentato la palettina di correttore di Catrice come base per ombretto, assolutamente bocciata, fanno schifo, va tutto nelle pieghette, quindi non la utilizzerò mai più come base per ombretto. Chiuso parentesi. Come primo colore vado a dare della linea Stay All Day di Essence, il Long Lasting Eyeshadow, il numero 09 For Fairies, ovvero questo splendido rosa. Lo vado a prendere col polpastrello e lo vado a mettere nella piega, oh scusate, nell'angolo interno. È un colore bellissimo perché è un rosa pallido con pagliuzze dorate, è veramente bello. Faccio lo stesso anche di qua. Ok, scusate, io c'ho la TV sotto, spero che non dia fastidio, anzi ora vado a spegnerla perché sto guardando le televendite qua di Media Shopping, cioè, aspettate che me la spegno. Mi sono assolutamente svanita perché è talmente naturale per me averla sempre accesa che non ci faccio più caso. Io la lascio lì a blaterare, poi non la guardo la TV. Comunque, ok. A questo punto, dopo aver dato il primo colore per illuminare l'angolo interno e dopo aver chiuso l'ombrettino, mi vado a pulire i polpastrelli. E come secondo colore vado a prendere il numero 08, sempre della linea Long Lasting Eyeshadow Stay All Day, il numero 08 The Magic Must Go On, ovvero questo bel viola. Lo vado a prendere col polpastrello
e lo metto nella parte centrale, sfumandolo insieme al rosa che abbiamo appena dato. E lo sfumo verso l'esterno, ma tenendo soprattutto concentrato il colore al centro. Stessa cosa faccio di qua. E abbiamo pensato io e Makeup Passione 1986 di fare questo tutorial per salutare l'estate, perché poi probabilmente andando in là con i mesi è più facile che i make-up colorati si vedano molto meno, anche se a me piace fare trucchi colorati anche in inverno, però abbiamo detto un make-up super super colorato per salutare la bella stagione potrebbe essere una cosa carina, e quindi ecco il perché di questo video. Allora, andiamo avanti e come terzo colore vado a prendere il numero 07 Jimmy Blue, ovvero questo qui, sempre della linea Stay All Day di Essence. Stonk, si è chiusa la porta. E lo vado a mettere all'angolo esterno, è un azzurro blu pazzesco. Ah, premetto che il makeup tutorial lo sto facendo adesso, cioè nel senso non è programmato, vado a braccio come la mattina quando mi trucco per andare a lavorare, che invento, sto inventando anche ora. Ok, metto l'azzurro, tutto praticamente sull'angolo esterno, e lo porto nella parte superiore di palpebra, praticamente fino a qua, ovvero dove il lilla e il viola si andavano ad incontrare. E poi da qua. Ok, faccio la stessa cosa nell'altro angolo esterno, quindi porto l'azzurro fino praticamente qui e poi lo metto qua nella parte superiore fino ad arrivare qui, ovvero dove il rosa e l'azzurro e rosa e il lilla si incontrano. Ok, lo sfumo un pochino verso l'esterno in questo modo. Perfetto. A questo punto direi che vado a intensificare un pochino il viola, che è il colore centrale e che voglio che spicchi un pochetto di più. Quindi vado a recuperare di nuovo il mio ombrettino, lo riprendo col polpastrello e lo vado ad intensificare, ovvero faccio una bella pucciata di colore qui. Parlo come al solito in una lingua sconosciuta, ormai mi conoscete. Aspettate che cambio polpastrello così riesco a tenere bene lo specchio. Ok, così a questo punto più o meno ci siamo. Vado a prendere con un altro, aspettate che recupero l'ombretto perché se non vado a prendere l'ombretto. Ok, vado a prendere un ombrettino di questa palette della She Style Zone, ovvero questo, spero che si legga così la marca perché come vi ho già detto nell'altro video io non la conoscevo, quindi non sono sicura di dire una cosa giusta. Vado a prendere prima la matita di NYX e la passo qua sotto in modo che mi faccia da base, quindi la passo sotto la palpebra mobile inferiore, la sfumo così, ok, e sopra con un pennello piccino piccino vado a recuperare questo bel verde acceso, stonk la porta. Questo bel verde chiaro, super brillantinato, e lo vado a portare sotto appunto la mia palpebra mobile inferiore, in questo modo.
Faccio piano piano perché non voglio far sbavare troppo in giù il colore. Ok, e a questo punto faccio unire il verde all'azzurro, quindi qua vado praticamente ad unire i due colori, sfumandoli insieme. E faccio ovviamente la stessa cosa anche di qua. Fa un caldo di nuovo, ragazzi, atroce. Non so voi, ma io mi sto sciogliendo. Ah, e tra le altre cose mi sono resa conto adesso che ho la maglietta al contrario. Ma non facciamoci caso. Ho dormito con la maglietta di Minnie al contrario ed eccomi qua, che manco mi sono guardata praticamente allo specchio stamattina. Ora spacco la porta. Neanche mi sono guardata allo specchio e quindi ho iniziato il video con la maglia al contrario. Anzi, mi sa che quello di ieri sera spero di averlo fatto. No, avevo la maglia dritta perché ero rientrata da fuori, quindi non avevo ancora la maglietta del pigiama. Ok. Poi non è la maglietta del pigiama, è la maglietta di Minnie che ho preso e me la sono messa per dormire, punto. Ok. A questo punto il verde è stato messo. Ne vado ad aggiungere una puntina qua per intensificare. Ok, e ci siamo. Adesso parliamo di matita nera, ovvero vado ad utilizzare quella di Kiko della nuova linea Lavish Oriental, la numero 06. Era sì, 06. E la vado a portare qua in alto all'attaccatura delle mie ciglia. Come per fare una riga d'eyeliner, ma non ci sto particolarmente attenta perché poi la sfumo. Quindi vado semplicemente a colorare così. Ok, senza troppa precisione, perché ora prendo il pennellino che c'è dall'altro lato della matita e la sfumo. Ok. Pennellino. E sfumo verso l'esterno. Idem di qua. Vado se si strozza perché si sta leccando come su solito. Vado anche a sfumare qui. Ok, fai il bravo. Ok, sfumo per bene perché la matita non deve essere un pastrocchio. E dopo che ho sfumato per bene verso l'esterno, vado a dare la stessa matita nella rima interna. In questo modo. Ok, così. Ora prendiamo il mascara e io vado a utilizzare di nuovo I Love Extreme. Poi devo anche fare, anzi lo faccio subito, sfumo appena appena qui. E poi vado ad aggiungerne un pizzico di viola di nuovo perché ho notato una micro differenza. Comunque vado a dare prima il mio I Love Extreme sulle ciglia pettinandole bene come al solito, anche quelle inferiori. Quelle inferiori io ci vado pianino perché le ho lunghe e rischio di fare un paciugo. Ok. In questo modo, perfetto.
A questo punto prendo un pizzico di viola di nuovo, perché mi sono accorta che la sfumatura qua è leggermente più alta che qua. Quindi ne prendo proprio una micro puntina e la vado a mettere qui, ma proprio pochina pochina, in modo da alzare leggermente il viola. Ok, a questo punto, prima che mi sciolgo, pensiamo ai capelli che si appiccicano al collo. Ok, pensiamo alle nostre guanciotte, e per le guanciotte io volevo utilizzare il blush della linea Soft Touch Blush di Essence, ovvero Soufflé Touch Blush, non so più parlare, il numero 020 Frozen Strawberry. Ne vado a prendere un po' con i soliti polpastrelli, senza appiccicarlo ai capelli, e lo sfumo. E così. Ok, ora, visto che sembro Heidi, vado a prendere, per sfumare ulteriormente il blush e comunque per dare un colorito uniforme al mio viso, la terra di Essence Compact Powder Mosaico, la numero 01 Sun Kisses Beauty, ovvero questa. Che mi sta veramente piacendo da matti, perché lascia veramente un buon colorito. Ok, a questo punto pensiamo alle labbra. Per le labbra io volevo utilizzare il gloss che mi ha mandato Silvi, un bacione, come anche gli ombretti mi ha mandato Silvi, quindi veramente grazie mille Silvi. Il gloss dell'Alverde Natural Cosmetics, il numero 24 Pink Blossom, ovvero questo. Che ha un odore buonissimo. Mi ricorda un sacco gli shampoo della antica erboristeria. Ciao ragazze, allora, tanto per cambiare, si è spenta la fotocamera e si è spenta mentre io mi stavo truccando, quindi non ho idea di dove siate rimaste, cioè è una tragedia, per cui io vi dico i passaggi che ho fatto dopo gli occhi. Spero che almeno tutto il trucco occhi si sia visto. Ho controllato sulla fotocamera e mi dava di registrato 17 minuti, quindi presumo gli occhi siano rientrati in questi 17 minuti. Se così non fosse, vi chiedo veramente scusa, ma è un casino riuscire a ripartire da magari un punto preciso del make up, perché arrivata a questo punto io sono andata avanti e struccare solo le parti interessate sarebbe un macello. Quindi chiedo scusa e vi spiego brevemente cosa ho messo dopo aver finito il trucco occhi. Allora, sulle guance ho dato Frozen Strawberry di Essence, ovvero il blush mousse, questo qui. Aspetta che lo giriamo, ok, questo qua, e l'ho dato qui sulle guanciotte. Per sfumare il tutto e dare un colorito uniforme al viso, ho dato la terra, sempre di Essence, quella mosaico, la numero 01 Sun Kisses Beauty, ovvero questa qua, e l'ho messa con il kabuki della Bourjois, quindi su tutto il viso. A questo punto ho dato il gloss, e il gloss che ho scelto è il numero 24 Pink Blossom della Alverde, ovvero questo. Ok, e il trucco è terminato. Ora chiedo assolutamente scusa se si è bloccato, ecco, la Momo si è lanciata dall'isolotta dentro la tartarughiera, vabbè, chiedo assolutamente scusa se si è bloccato. Niente, spero per Natale di riuscire a comprarmi una nuova fotocamera, perché questa qua purtroppo fa i capricci e mi si spegne così quando gli gira a lei. Ok, vi mando un bacione grande, ringrazio tantissimissimo Makeup Passione 1986 per questa collaborazione, perché è davvero carino e divertente poter fare un video
insieme a un'altra ragazza che come me ama il make-up e farlo sullo stesso tema, in modo da confrontare comunque le due idee e vedere magari di farne una unica o comunque di prendere spunto da una e dall'altra per fare un make-up tutorial. Già che ci sono, vi faccio vedere al volo gli orecchini che indosso, che sono quelli di Alice Bijou. Questi qua sono quelli neri e rosa, praticamente sono fatti di pietrine di vetro nero e pietrine di vetro rosa satinato con il gancetto anallergico senza nickel, se non mi sbaglio. Sì, dovrebbe essere così. Io ragazze ho una memoria sti giorni schifosa. Ok. Comunque sono davvero belli, sono i miei preferiti tra i tre che mi ha regalato. Questi proprio mi piacciono da morire, quindi oggi me li tengo addosso tutto il giorno. Belli, belli, belli. Li trovo molto eleganti, molto fini, bellissimi. Ok, a questo punto un bacione grande, 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 grande e vado a registrare finalmente la vincitrice del giveaway, visto che molte di voi mi hanno mandato messaggino, ma chi ha vinto? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Apro un'altra parentesi, tanto per cambiare, ormai il video è lunghissimo. Chi partecipa al giveaway è pregato di ascoltare tutto il video e di sentire tutte le regole, così saprà benissimo che io faccio tutte le sante volte un altro video con l'estrazione della vincitrice e non lo scrivo da nessuna parte, dovete aspettare il video, tutto lì. Ok, un bacione, ciao ragazze!